Da oltre 30 anni lavoro sulla epidemiologia dei tumori e delle altre malattie croniche, in particolare sulle interazioni tra fattori genetici, fattori ambientali, fattori stili di vita nel determinare i rischi di malattia e anche le risposte alle terapie. In questo modo io seguo soprattutto studi su grandi popolazioni di pazienti, di persone sane e cerchiamo di trasferire i nostri risultati alle singoli pazienti e la loro applicabilità in ambito clinico. La mia ricerca è stata soprattutto in ambito internazionale, ma in tutti questi anni ho sempre collaborato molto attivamente con centri di eccellenza in Italia. Bisogna dire che in Italia abbiamo numerosissimi centri di eccellenza che purtroppo spesso non sono sufficientemente supportati da finanziamenti pubblici o privati. A mio parere la ricerca italiana ha bisogno di due tipi di riforme. Da una parte incentivare maggiormente la possibilità per privati, per imprese e così via di supportare la ricerca attraverso crediti, attraverso detrazioni di imposte come viene fatto negli Stati Uniti e molti altri paesi. D'altra parte sicuramente le istituzioni pubbliche hanno bisogno di diventare più flessibili, di poter permettere maggiori libertà in termini di finanziamento, in termini di reclutamento di ricercatori dall'estero. Io ho avuto la fortuna di avere una cattedra di eccellenza all'Università di Bologna, dove sono a tempo definito dell'anno scorso, e questo mi permette di riportare alcune delle mie esperienze e aiutare la formazione della nuova generazione di ricercatori italiani. Il tema di quest'anno del healthy aging, dell'invecchiamento nella salute, è fondamentale per l'Italia come per tutti i paesi sviluppati. Ormai conosciamo bene il fatto che la speranza di vita aumenta, questo da una parte è un aspetto molto positivo per le nostre popolazioni, dall'altra parte comporta un peso crescente delle malattie cronico-degenerative come non solo il tumore, le malattie cardiovascolari, le malattie neurodegenerative e così via. Purtroppo il mondo della ricerca si è accorto un po' in ritardo di questo cambiamento di priorità. Siamo rimasti per molti anni a studiare soprattutto malattie che colpivano l'età intermedia, l'età adulta, ma non in particolare gli aspetti specifici di queste malattie che si riferiscono a meccanismi tipici delle persone anziane. Quindi da qui l'importanza appunto del tema di quest'anno che permetterà di premiare un ricercatore che ha fornito un contributo molto importante proprio agli aspetti unici delle malattie nell'anziano che permettono o di curarle meglio o di aiutarne il rallentamento nella progressione e di prevenirne le complicazioni più gravi. Lo studio delle patologie nelle popolazioni anziane, che come dicevamo stanno continuando ad aumentare in numerosità, sono non solo importanti per cercare di affrontare questi problemi crescenti della salute in questo gruppo di popolazioni, ma ci permettono di capire alcuni meccanismi che già sono all'opera in età giovanile e soprattutto in età adulta. Quindi se si vedono dei fenomeni a livello cellulare, molecolare, genetico in queste malattie degenerative tipiche dell'anziano, possiamo andare a cercare i segnali precoci di questi stessi meccanismi, di queste stesse alterazioni in persone quarantenni, cinquantenni, sessantenni, per riuscire ad affrontarli, a curarli e a prevenirne e a rallentarne lo sviluppo.